Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti coloro, gli appassionati di Giosta del Saracino. Come ogni giovedì ci ritroviamo a parlare appunto di Giosta del Saracino assieme ad uno dei protagonisti. Questa sera uno dei protagonisti assoluti della manifestazione nostra di Arezzo, Enrico Vedovini, giostatore di Porta Sant'Andrea. Saluto e ciao a Enrico Vedovini. Ciao ragazzi. Saluto anche il mio opinionista Dario Tamarindi. Buonasera. E parto subito con te, Enrico. Quanto è grande il rammarico nel non correre giostra sicuramente a giugno? Ma sicuramente il rammarico è grande, grande tanto, perché tutto l'inverno non ci siamo mai fermati, abbiamo preparato, abbiamo portato avanti tutti i cavalli, però è una scelta, non ci possiamo fare niente, dai, siamo stati veramente male, nel senso non siamo potuti andare a lavorare, non siamo potuti uscire di casa e è inevitabile non fare neanche la giostra. Il dubbio più grosso è quello che sarà quest'anno ancora non hanno annullato la giostra di settembre, se la tengono calda per luglio e vediamo un po', speriamo che si riparta, noi ci siamo visti anche durante, subito dopo la fine del lockdown, insomma ne parlavamo, e, insomma, la situazione è abbastanza pesante sia a livello lavorativo sia a livello generale, insomma. Sembra quasi brutto andare a parlare di giostra magari in un momento in questa maniera, però sai, la vita va avanti, speriamo che questi contagi si azzerino e sicuramente se si azzerano forse un po' più di speranza per fare una giostra di settembre, la vedo una finestra ancora aperta, anche se la vedo abbastanza difficile. A me se non concesso che una giostra si possa correre, almeno una giostra, speriamo a settembre. Come cambia, se cambia, la tipologia di allenamento rispetto a quello che è il passato? Eravate abituati ad allenarvi con lo step di giugno e quello di settembre. Oggi avete, per forza di cose, dovuto rimodulare quella che è la preparazione in vista dell'ipotetica giostra di settembre. Come cambia l'allenamento? Sicuramente in questo momento si era proprio nel pieno delle prove, insomma, era il momento in cui forse anche il più importante, perché non vicinissimo, ma neanche lontano, era proprio ora che si riusciva a fare la scelta su che cavallo correre, come correre, insomma, ora era il momento cruciale. Niente, i 2 mesi che siamo stati chiusi, io personalmente avevo cavalli qui a casa, l'ho potuto tenere in allenamento per il minimo indispensabile, perché sinceramente anche la voglia personale era scemata, insomma. Le scuderie sono state aperte solamente per quei pochi addetti per poter mantenere i cavalli in vita, per poter dare da mangiare, per poterli far muovere al passo fuori a mano e basta. E abbiamo ripreso ora con qualche seduta settimanale di allenamento, però con un allenamento, diciamo, come poteva essere a febbraio per la giostra di giugno, ecco. I cavalli sono sempre in moto, ormai sono tutti cavalli abbastanza esperti, non ci abbiamo da fare grandissime cose, però sicuramente si sta pensando alla giostra di settembre e andiamo avanti ora che manca ancora 3 mesi con un allenamento molto più soft, molto più leggero, più cosa che se ci fosse stata la giostra di giugno, come ti ripeto, ora si sarebbe stato in un momento veramente caldo. Dario, chi è per te Enrico Vedovini? Uno che mi ha fatto mangiare bocconi amari, in primis, tante volte. Beh, sai, qui noi siamo sempre, Paolo, a elogiare i giostratori, no? Quindi si può anche sembrare delle volte un po' mielosi nei loro confronti, però stiamo sempre parlando di Otto Ronaldo, no? Per cui difficilmente riesce a trovare dei difetti in persone che hanno questa eccellenza in quello che fanno. È ovvio che Enrico viene, la scuola di Enrico viene da lontano, perché poi Enrico è coetaneo mio, te sei più vecchio Paolo, però Enrico è coetaneo mio, noi siamo più giovani e te sei più vecchio. E abbiamo iniziato negli anni 90, no? Quindi anche lui ha fatto il percorso che abbiamo fatto tutti quando abbiamo iniziato nei quartieri, quindi è ovvio che ne ha viste e soprattutto ha visto cambiare la giostra, ha visto proprio mutare quello che è
Lui è stato dalle scuderie sin da subito, nelle scuderie di Sant'Andrea sin da subito, quindi ha visto mutare quello che era anche proprio l'aspetto degli allenamenti e poi l'ha vissuto su se stesso. È chiaro che quello che è Enrico Vedovini, penso che lo sfondo lo dica meglio di me, il suo sfondo lo dica meglio di me. È un giostratore che ha vinto tantissime giostre, 10 se non sbaglio, correggimi Enrico, 11 appunto, 12, ecco, qui si perde, eri rimasto indietro. Si perde a dire sì, ma perdi conti con la gente così, perché come fai? Cioè, veramente ne ha vinte talmente tante che prima si stava parlando di una giostra e non ci ricordavamo che anno era, no? Perché chiaramente il tempo poi passa. È un campione a tutti gli effetti, l'ha dimostrato, ha fatto scuola, ha fatto tantissimi 5, ha portato il suo quartiere in vetta classifica, quindi c'è poco da dire, se arrivo. Poi è un ragazzo che conosco da tanto tempo e anche soprattutto una bravissima persona, quindi che vuoi che ti dica? Enrico, come ti è nata la passione per l'equitazione? Perché tu, prima del Saracino, parti con l'equitazione vera. Guarda, è una domanda che rispondo con grande entusiasmo, perché ne parlavamo tempo fa con Dario, insomma, ripercorrere anche quello che è stato negli anni passati è bellissimo. Io ho iniziato ad andare a cavallo all'età di 8 anni e in famiglia non andava a cavallo nessuno della mia famiglia, né il babbo, né il nonno. Ho avuto un parente della mia nonna, che è il famoso Ghinassi, che ha vinto la prima giostra a Sant'Andrea, che era un cugino della mia nonna. E all'epoca era il gestore della rete dell'Equestrian Center, giù del centro ippica San Zeno, e una volta la giostra la correva quei pochi che avevano i cavalli in giro, lo andavano a chiamare, e lui corse la giostra nel 31-32, mi sembra che lui ha vinto la prima giostra a Sant'Andrea. Le prime due giostre le ha vinte lui. La mia passione è nata all'età di 8 anni, quando il mio babbo nella ditta aveva una ragazza che gli faceva di interprete, che veniva dall'Inghilterra, era una ragazza giovanissima, aveva 18 anni, e lei andava a cavallo in Inghilterra e aveva un'amica qui che era la Scina. Era. La Scina all'epoca era riccio, era, e al mio babbo gli diceva sempre: ma perché non lo porti? Enrico, perché non lo porti? All'età di 8 anni, insomma, ho iniziato con i pony dalla Scina, insieme a vari Giacomo Gorini, insomma, mi ricordo che c'era una marea di ragazzini che si divertiva tantissimo. Poi da lì mio babbo aveva rapporti di lavoro con Angelo Checcacci, che all'epoca aveva cavalli da Silvano Gambri, qua a San Polo, e all'età di 10 anni così iniziai a frequentare quell'ambiente lì, dove c'era Silvano, dove c'era Martino, dove c'era nel periodo della giostra Tabanelli, dove veniva Marco Filippetti. E da lì dopo ho iniziato, ho fatto per tanti anni, ho fatto salto ostacoli fino all'età di 27-28 anni, e dopo come è iniziata? La storia nella giostra è iniziata che ero amicissimo con Martino e Martino mi diceva: dai sempre inizia, e un bel giorno quando finì di studiare, che iniziando a lavorare, che mio papà mi inizia a dire: guarda, ora il cavallo te lo mantieni da solo, visto che l'ostacoli è uno sport parecchio costoso, iniziò a dirmi: mantieniti da solo, e mi buttai un po' nel mondo della giostra, con un po' di scetticismo da parte di tutti quelli che frequentavano il mondo del salto ostacoli, perché la giostra all'epoca era vista un po' come, non una pagliacciata, però da parte loro era vista un po' come una cosa riduttiva. Io invece questa cosa qui l'ho sempre... Ma sempre dato fastidio, perché la vedevo come una manifestazione bellissima per la città, venivo sempre in piazza. Il mio suocero, mi ricordo che nel 2001 io mi sono sposato e ero fidanzato con la Daniela, sono stato fidanzato tanti anni, all'età di 17 anni mi fidanzai, mi diceva sempre: dai, inizia che è una bellissima cosa per Arezzo, e da lì mi sono buttato. Con Martino, mi ricordo, c'era Gabriele Gamberi, c'era Gabriele Baldo, c'era Maurizio Sepiacci, e da lì ho iniziato l'avventura nel Sant'Andrea. Il primo contatto ufficiale con la dirigenza di Sant'Andrea, con chi lo hai avuto? Ma l'ho avuto con sempre tramite Martino, con l'ex mitico Fagliero Papini, con Mauro Castelli, con Mario Brigidi, con questa gente qua. Era un po' l'ombra di Martino, insomma, lui mi portava da tutte le parti, io pendevo totalmente dalle sue labbra, ero proprio un ragazzino che gli avrei fatto tutta Martino in quegli anni lì, insomma. A livello di equitazione, tu hai detto, hai cominciato prestissimo ad 8 anni, chi si può dire che è stato il tuo maestro, il tuo insegnante, che ti ha dato le fondamenta per
per quella che poi dopo oggi è la differenza, oggigiorno si parla, no, della differenza in piazza per chi arriva con una base di equitazione diversa rispetto a chi invece non l'ha. Allora, quando io ho iniziato poi dopo a lavorare nel mondo del salto ostacoli, avevo un istruttore che veniva da Firenze, che si chiamava Vieri Mugnaini, che era un ragazzo che ancora fa concorsi a livello nazionale, anche internazionale, insomma, molto bravo. E veniva da Firenze, pensa, veniva 2 o 3 volte alla settimana ad Arezzo. Comprammo anche un maneggio coperto dal Gamberi per dare la possibilità a lui di venire quando finiva le sue lezioni a Firenze. Siccome si faceva lezione dalle 9 alle 11 dentro questo maneggio coperto giù da Silvano, insieme a Angelo Checcacci, insieme a altri ragazzi che eravamo lì, e Vieri è stato veramente uno che mi ha insegnato tantissimo nel lavorare il cavallo, nel lavorare in piano. Poi dopo ho passato molti anni, 4-5, con Giacomo Corini, dove veramente con Giacomino abbiamo fatto un po' il salto di qualità. Da lì presi il primo grado e insomma si andava a fare molti concorsi, tutti i fine settimana si usciva un concorso. Questi sono stati gli anni dove sicuramente a me mi sono serviti più di tutti per poter avere le nozioni, insomma, dell'equitazione veramente nel lavorare il cavallo, nel lavorare in piano, che sicuramente all'epoca nel mondo della giostra, quando ho iniziato io, sicuramente un po' mancava. E questo me se l'ho portato dietro, poi dopo l'ho migliorato sempre di più, l'ho portato anche nel mondo della giostra, e io sicuramente su questa cosa qui, insomma, mi sono sentito per certi anni, no avanti agli altri, però di avere un qualcosa in più che mi poteva aiutare anche nel mondo della giostra. Quanto è fondamentale, Enrico, avere queste basi che, come hai detto te, per tanti anni mi sono sentito più avanti. Quanto è importante avere una base di equitazione oggi nella giostra moderna di oggi? Tu hai esordito tantissimi anni fa, nel 1993. A distanza di tutti questi anni, quanto è importante, quanto ti ha dato quella base di partenza? Io devo tutto a quella cosa lì. Sicuramente, tutto quello che faccio, tutti i risultati che ottengo è perché vengo da quella base lì. E per un ragazzo che inizia ora, la prima cosa da fare è quella. Cioè, se non si sa bene andare a cavallo, se non si sa bene lavorare un cavallo in piano, se non si sa bene scegliere il cavallo, capire quello che il cavallo ha bisogno, oggi è ancora più importante di una volta quando ho iniziato io, perché oggi è molto più difficile, lo sapete meglio di me, e la cosa è molto più delicata, più sottile, insomma i punteggi sono molto più difficili, cioè il 5 non è, cioè quando ho iniziato io già un 4 vicino al 5 era già un punteggio dove veramente facevi esultare la piazza. Oggi io mi ritrovo a fare 4 che sfiorano il 5, dove la gente si gira da quell'altra parte con le mani nei capelli. Il mondo è cambiato, e questa base nell'avere, nell'equitazione, queste nozioni, queste cose qui sono ancora più importanti di una volta. Dario, parole importanti quelle di Enrico, condividi, cosa ne pensi tu? Sì, più che altro perché in realtà lo dice poi anche la storia della giostra, no? È mutata talmente tanto che oggi, come dicevamo prima, devi eccellere. Per eccellere devi aver fatto sicuramente delle basi che ti permettano in quei 4 secondi e 60, che ripeto nuovamente, possono sembrare la cosa più facile del mondo, ma non lo sono. È ovvio che una base di equitazione a livello salto ostacoli, che è un po' la regina degli sport equestri, ti aiuta sicuramente in tutto, in un equilibrio, stando in equilibrio nell'inforcatura, se c'è uno scarto del cavallo, chiaramente avendo lo stesso equilibrio riesce a compensare. Insomma, ci sono tante variabili nella giostra che poi, avendo quelle basi là, ti aiutano sicuramente a risolvere il problema in maniera più veloce. E la velocità è tutto, il tempo di reazione è tutto, perché per l'appunto non è che sono 10 secondi, sono sempre i famosi 4,85, quindi è chiaro che ti dà sicuramente una mano. E questo poi lo si vede, perché i giostratori sanno perfettamente che queste caratteristiche oggi, queste qualità, devono creare, perché se no ci sarà sempre comunque un certo tipo di divario fra un giostratore che ha una base come quella che può avere Enrico e chiaramente un giostratore che, per forza di cose, per causa di forza maggiore, magari non ha potuto fare lo stesso percorso. In qualche modo sicuramente bisogna far sì che oggi i giovani che vengono su, che crescono, i quartieri, li devono sicuramente abituare a un percorso che è stato come quello di un Enrico, ecco, sicuramente. Enrico, dal tuo esordio ad oggi, in cosa è cambiata
la carriera a livello tecnico, perché quando sei partito te, lo dicevi prima, era già un successo fare 4 e si faceva il 4 sul numero. Oggi per un millimetro, come dicevi, quasi forse qualcuno guarda, storce il naso. Quanto è cambiata tecnicamente la preparazione e la carriera? Io sono sincero, anche quando ho iniziato io, Sant'Andrea, Martino Gianni era, lo vedevo e lo vedevano anche gli altri, poi i risultati davano il riscontro, insomma. Ma già Martino era uno che si allenava tanto sotto giostra, era uno che già, cioè, partiva con un programma, partiva nel suo 2 o 3 mesi prima, sapeva quello che fare, insomma. Siccome, cioè, certo, ora ci alleniamo magari in maniera più scientifica, in maniera più impegnata, quello sicuramente, però già all'epoca, quando ho iniziato io con Martino, Martino faceva la differenza, perché veramente era uno metodico, era uno che aveva già in testa quello che fare nell'avvicinarsi alla giostra. Martino era uno che ha sempre improvvisato molto poco, questo l'ha riportato poi dopo a Santo Spirito, dopo ha avuto risultati che tutti sappiamo. Però già io vengo da quella cosa lì, che sì, era più indietro, la preparazione era diversa da ora, però non era così tanto diversa, cioè già era un qualcosa di professionale già all'epoca, e questo credo che tutti glielo riconoscono a Martino già negli anni 90, che era molto più professionale di tutti gli altri. Si può dire che gli altri si sono avvicinati più a Sant'Andrea rispetto allo stesso Sant'Andrea, che comunque vada in tutti questi anni, come dicevi adesso, per metodo di allenamento eccetera, comunque vada un passo avanti, lo è sempre stato. Certo, anche il fare la scuderia nel 2004, quando abbiamo inaugurato la scuderia, io mi ricordo che nel un paio di anni prima che noi si inaugurò la scuderia nel 2004, io mi ricordo che mi ritrovai in sede nel quartiere, ero, mi ricordo, con Andrea Lanzi, con Maurizio Carboni, dissi: noi, se si vuole fare il salto veramente di qualità, bisogna fare una scuderia di proprietà. E mi ricordo che mi preso tutti in giro, cioè nel senso di dire: ma che vai a pensare, te vedi tutto un futuro, tutto, ma te non è possibile, non è realizzabile sta cosa. 2 anni dopo si inaugurò le scuderie nostro. Io ho una foto di quando entro, che Fagliaro Papini taglia il naso della scuderia, apre il cancello con mio cavallo, fui il primo a entrare dentro la scuderia, mi ricordo che mi scese le lacrime, perché insomma era una conquista non da poco per il 2004. Oggi tutti abbiamo le nostre scuderie, però insomma nel 2004 entrare in una scuderia del quartiere, dove te entri lì dentro e sei nella tua casa e riesci a preparare le giostre, anche quella ha fatto la differenza. Dario, Sant'Andrea in tutti questi anni è sempre stato avanti un passo rispetto agli altri, a tuo avviso? Lo dicono i numeri, poi ovviamente è venuto fuori Porta Santo Spirito, però guarda caso, come diceva Enrico, sono gli unici due quartieri che hanno delle scuderie in realtà, finite, pronte, scuderie operative, scuderie dove organizzazione che farebbe invidia oggi al club ippico di Arezzo, perché ricordiamoci che le scuderie non si sorreggono da sole, ricordiamoci che i cavalli devono mangiare 2 volte il giorno, i cavalli devono essere puliti, ci sono i lavori di manutenzione, ci sono solitamente in scuderie come quelle di Sant'Andrea e di Porta Santo Spirito, ma minimo forse 10, 12, 15 soggetti, cioè diventa veramente un lavoro meticoloso, e ci vuole anche il quartiere che coordina il tutto. È chiaro che io, nella mia esperienza, purtroppo mi sono trovato a fare il capitano a Porta del Foro senza scuderie, cioè sono nate quando io ero Monte Petrognano è nato quando io ero capitano, era rettore Orlandi, Andrea, ma tutt'oggi Porta del Foro non ha delle scuderie, e vi posso assicurare che quando specialmente eravamo da Lele Formelli a Ciggiano, era impensabile, cioè i ragazzi, quando facevamo le prove che toccava delle 11, i ragazzi finivano alle 2, alle 3 di notte, era impensabile, cioè impensabile nella giostra di oggi, con il professionismo che c'è, che un quartiere debba ancora andare in giro per Arezzo per preparare la giostra, non esiste. E poi tant'è che i risultati si vedono, quindi è ovvio che ci debbano obbligatoriamente essere delle scuderie se un quartiere oggi vuole essere competitivo, altrimenti non c'è niente da fare.
Enrico, qual è la parte più difficile nella preparazione di una carriera? Quella dove devi per forza prestare più attenzione e dove è obbligatorio non sbagliare nulla? Ma guarda, fermo restando che tutti si allenano e tutti hanno una preparazione, chi più chi meno, però l'aspetto mentale quel giorno lì è la cosa fondamentale. Cioè, puoi essere super preparato, puoi avere tutte le accortezze del caso, ma se non sei veramente concentrato, psicologicamente al top, è difficile che tu possa... Te guardami l'anno scorso, io l'anno scorso ho fatto una prova di una settimana di prove durante settembre, cioè non avevo sbagliato quasi niente. E quel giorno lì, se ti manca qualcosa, hai 5 non lo fa. L'aspetto mentale è quello che ti gioca tutto. Dopo tanto lì si arriva tutti preparati, certo, ma anche l'arrivare preparati il giorno della giostra fa sempre parte di come ti sei preparato, con che tranquillità ti sei preparato, con che rapporto hai col tuo allenatore, col tuo capitano, con quelli che ci stanno intorno, quello lì è fondamentale. Io tante volte ho vinto delle giostre che magari durante la settimana delle prove, sia io che Stefano, mi ricordo, si barcamenava, se facevamo un 5, 2, 5, se andava lì e si è fatto 10, insomma. Perché quel giorno lì magari con l'esperienza o hai trovato quella scintilla che ti ha fatto stare meglio, quella mezz'ora che sei lì dietro le logge, io c'è stato delle giostre veramente che lì dietro le logge mi sentivo imbattibile. E avevo già fatto una settimana di prove, ma non ti ricordavi neanche se l'hai fatta bene, l'hai fatta male. Quel giorno lì ti sentivi bene e hai fatto la differenza. Però a livello, al di là dell'aspetto mentale, che concordo con te, che fa la differenza, però a livello tecnico, qual è la fase secondo te più importante? A livello tecnico è di avere la conoscenza del cavallo al 100%, cioè sapere, avere la tranquillità che hai sotto di te un cavallo che non ti dà grandi problemi, che sai che parte bene, che sai che il cavallo non ha paura di niente, ti riesci solamente a concentrarti nel tiro e festa finita. Se hai un cavallo che già ti dà delle difficoltà, che te quando ripercorri la giostra in giù per andare a prepararti a fare la carriera, e ti metti in testa tanti problemi, che magari il cavallo mi si allarga, il cavallo va veloce, il cavallo stringe, il cavallo mi parte male, e già si parte male di suo. L'avere la conoscenza del cavallo che hai sotto e avere la facilità nel guidarlo, quello lì allora ti permette di poter colpire il punteggio nel migliore dei modi. Mario, secondo te Enrico dov'è che dà il meglio di se stesso? Ma Enrico notoriamente è un garista, cioè lui, io l'ho visto dietro le logge, ho avuto ovviamente l'occasione di vederlo diversi anni dietro le logge, e lui è una persona che costruisce, un giostratore che costruisce la giostra non soltanto quando magari va verso il pozzo, ma anche dietro le logge, a livello psicologico, perché poi lui è anche un po' rompipalle dietro le logge. Cioè lui non è che passi lì accanto, ti fa il sorrisino, ti prende in giro, ti mette in soggezione, lo fa spesso, ma fa parte del gioco, è il suo essere, e quindi c'è poco da fare. Dopo, quando prepara una carriera è sempre meticoloso, ormai sa quello che deve fare, è ovvio che ha ragione quando parla del cavallo, ovviamente, cioè nel senso il cavallo è l'80% di una carriera, il 70%, l'80%, mettetelo come volete, ma tanto più o meno siamo lì. È ovvio che quando hai sotto il sedere un cavallo che ti permette di fare ciò che vuoi, e l'abbiamo visto nel suo caso, difficilmente si sbaglia, o se si sbaglia per un millimetro, che ci può stare. Per cui, insomma, c'è sicuramente tanto da vedere in una giostra, tanto da vedere in un giostratore quando si è dietro le logge, perché non è soltanto quei 46 metri in giù e quei 46 metri in su. Un giostratore forse dietro le logge lo vedi veramente, e quel giorno lì, quando un giostratore è performante, in effetti oggi che ci conosciamo un po' tutti lo si percepisce subito. Poi è ovvio, vengono tutti e 8 preparati, però quel giorno lì in effetti chi ha quel qualcosa in più poi dopo porta la lancia a casa. Enrico, hai corso 39 giostre, sei terzo in gradatoria assoluta tra i giostratori che hanno corso più saracini. Quale obiettivo ti sei prefisso nella,
nella carriera che da qui a quando smetterai vuoi raggiungere obbligatoriamente o che comunque vada ti piacerebbe raggiungere? Ma sinceramente al futuro non è che ci penso tanto, sono uno che anche quando ha rinnovato l'ultimo accordo con Sant'Andrea, cioè, non ho ne pensato questo è l'ultimo, questo non lo finirò, questo è, e sono andato avanti perché mi sento bene, mi sento fisicamente a posto e più che altro mi sento ancora di poter dare. Poi dopo, come dico sempre ai miei dirigenti, ragazzi, preparate il futuro perché insomma Enrico non è eterno. Enrico ha 44 anni, c'ha un sacco di beghe intorno, c'ha figlioli che vengono su, da seguire, la famiglia, il lavoro. Però ancora quando monto su quel cavallo mi permette di staccare un po' da tutte le beghe lavorative, mi sento bene, è ancora una cosa che mi piace, mi sento ancora di riuscire a farla abbastanza bene e non ho ancora lasciato perché sono convinto che se lasciassi in questo momento me ne pentirei, perché quella piazza mi manca, insomma. Sono convinto che se dovessi dire basta il giorno che c'è la giostra e starla a vedere da fuori, ancora sono convinto che mi farebbe rodere. Però capisco che l'età avanza, spazio ai giovani. Io quando vedo un giovane che mi anzu bene e che è bravo, per me, sia che sia del mio quartiere, sia che sia di un altro quartiere, la vedo un po', no da esterno, però la vedo un po' da vecchio, no? Mi fa piacere, insomma. Io quando vedo Elia, che è stato negli ultimi anni il mio rivale nel campo, dico uno dei più temibili, allo stesso modo mi dava una grande soddisfazione potermi essere lì a battagliarmela con lui, perché tra me e lui penso che ci corra più di 20 e passa anni, siccome non è poco, e ancora essere lì e dargli il filo da torcere, capisci che è una grande soddisfazione per me. Lo sai che tu hai già spostato l'orologio biologico dei giostatori in avanti, intendo. In che senso? Nel senso che, lo dicevi te, hai una certa età, sopra i 40 non ce n'è tantissimi di giostratori che continuano a giostrare e ottenere risultati come li stai ottenendo te. Passami il paragone, sei... E passami il paragone, il Cristiano Ronaldo che sposta l'orologio biologico in avanti, continua a giocare forte anche a 38 anni, nonostante che un giocatore invece a 38 anni potrebbe essere oltre il fine carriera. E poi dopo, sai, non è che si smette solamente perché uno magari non ce la fa a sopportare più la giostra, cioè a me aver visto la mancanza di Alessandro Vannozzi in piazza, cioè, a me mi è dispiaciuto, come la mancanza di Carlo Farsetti. Secondo me è tutta gente che ancora potrebbe correre la giostra, ma senza problemi. Cioè, c'è stato più un cedimento, più a livello mentale, inutile dirlo, che a livello fisico, perché secondo me potrebbe correre la giostra e la potrebbe fare, la fare veramente bene ancora. Sì, Dario, sei d'accordo che uno come Enrico sta dando l'esempio per andare oltre i 40 anni, oltre una soglia che fino a qualche anno fa si poteva dare del pensionato a un giostatore? Sì, poi in realtà sai, ha detto bene lui secondo me, cioè, insomma, anche lo stesso Vannozzi e Carlo Farsetti, comunque a livello anagrafico, se non mi sbaglio, Enrico dovrebbero essere più o meno coetanei tuoi. Sì, un anno, tra me e Alessandro credo un mese ci corre niente, Carlo forse un anno in più. Ecco, però Niente, dai, vale, dai. ecco, dai, alla fine credo che proprio l'aspetto mentale sia stato quello che ha poi decretato magari il loro abbandono. Però in effetti, cioè, non vedo perché magari Enrico a 44 anni ancora ottiene questi risultati perché non lo possano fare gli altri, sicuramente. Probabilmente non tutti sanno, ma non è nemmeno un ambiente così facile, cioè non è un ambiente facile quello dei quartieri, non è un ambiente facile quello della scuderia, ci sono sempre comunque dei battibecchi, delle frizioni, cioè a lungo andare, perché... Infatti ti ho detto che hanno ceduto a livello Eccoci. tale che
fare fisco in sé per sé ne fa la giostra. Ma infatti quello un messaggio quello che voglio lanciare anche a tutti i quartieri è di coltivare bene i giovani, perché se noi si vuole fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, e speriamo che ancora saremo lì in piazza a guardarla, magari vecchi transiti, è però che ci sia dei giovani che veramente danno soddisfazione, che riescono veramente a interpretare la giostra per quello che è, perché è una bellissima cosa, perché è passione, perché è, cioè, c'è gente veramente che l'ha fatto una vita, e cioè non va sottovalutata, ecco, la giostra. Io non l'ho mai sottovalutata, io l'ho sempre presa veramente come una cosa super seria. Cioè, io le vacanze d'agosto sono 20 anni da quando volo la giostra che non le faccio, ma cioè non le faccio perché secondo me d'agosto, se c'è la giostra a settembre, non si può andare in ferie, insomma. Cioè bisogna allenarsi, e questo deve, i giovani bisogna che capiscono questi messaggi, che la giostra è una cosa talmente bella, però è tanto sacrificio, che se non hai veramente, cioè la giostra non la fai per soldi, la giostra non la fai perché cioè fai qualsiasi altra cosa pur da andare lì dentro, cioè ci vuole un qualcosa veramente in più che ti porta a fare questa cosa, e i giovani che si avvicinano a questo mondo questa cosa qui la devono capire, cioè non si può buttare via magari 3 o 4 anni della loro vita dietro a una cosa che poi dopo non potranno continuare a farla a lungo. Cioè quando si sceglie di farla, io quando iniziai a fare la giostra veramente dissi no, cioè questa è una cosa che la voglio portare in fondo e ancora so qua, insomma secondo me va fatta con questa idea qui. Tra 10 anni dove ti vedi? Sempre dentro il mondo del Saracino oppure a fare lo spettatore? Ma non lo so, guarda, io una cosa che dico sempre veramente ai miei dirigenti, a quelli che mi stanno intorno, a me mi dispiacerebbe tantissimo, e questo lo dico anche a voi, cioè veramente pubblica la cosa, mi dispiacerebbe tantissimo lasciarmi male con il quartiere con cui ho dato tutta la vita, cioè io sono sempre stato a Sant'Andrea, non mi ha cambiato, ho avuto 1000 occasioni per poter andarmene, non mi sono mai andato perché sono sempre stato bene, Sant'Andrea mi ha sempre capito, è sempre stato un quartiere che ha cercato sempre di migliorarsi, ancora per ultimo io ho una vita che gli dico ragazzi dobbiamo fare una lizza veramente degna di Sant'Andrea, e stasera sono tornato io un'ora fa dagli allenamenti, mi sono allenato in una lizza veramente che mi sembrava essere in Piazza Grande, cioè veramente a 44 anni ancora mi prendi i brividi di andare alle scuderie a allenarmi in una lizza che veramente è una lizza. E dove mi vedo? Io, cioè, mi augurerei, ecco, quello che ti dicevo prima, mi dispiacerebbe da cani lasciarmi male con un quartiere a cui veramente ho dato tutto. E questa cosa qui però non è difficile, perché se te prendi gli esempi del passato, e potete fare 1000 nomi, a te Dario te l'ho detto tante volte, puoi fare 1000 nomi, c'è pochissimi giostratori che hanno lasciato, che si sono lasciati bene col quartiere con cui hanno dedicato parte della loro vita. E questa cosa qui è una cosa che mi fa star male. Ecco, dovessi pensare che a fine della mia carriera mi dovessi lasciare male col quartiere con cui ho dato tanto, mi farebbe male. Dove mi vedo non lo so, sicuramente se potrò dare il mio contributo a questo mondo per quello che posso dare, molto probabilmente lo darò volentieri. Quello che vogliono fare i miei figlioli non lo so, e vediamo un po'. Non lo sai, insomma non lo sai, quello che vuol fare quello piccolo lo sai. Ma le cose, ancora è piccolo, dai. Dopo riserviamo un capitolo anche per lui, visto che potrebbe essere il degno no, re. Non se lo merita, come smonta il capo. Dario, te invece, Enrico, finita l'era da giostatore, lo vedresti bene come uomo a terra? Visto che oggi va di moda l'uomo a terra, come lo vedresti? Potrebbe essere il fuoriclasse a terra che può far la differenza a un quartiere? Allora, noi, se non vado errato, forse era la prima diretta che facemmo, era con Roberto Felici, se non vado errato, forse con Adalberto, non ricordo la prima o la seconda, o forse con Adalberto se ne parlò. Parlammo dei famosi allenatori sia di lancia che di cavalli, insomma, di lavoro in piano, no? Ricordi? E te mi dicesti che Porta Crucifera era l'unico quartiere che aveva entrambe le figure.
In realtà Enrico Vedovini potrebbe essere ad oggi una figura, per un domani chiaramente, oggi è impegnata a fare altro, però un domani potrebbe essere una figura che con il background che ha, ovvero con la provenienza dal salto ostacoli, e quindi sa cos'è il lavoro a un piano, sa come si lavora un cavallo, sa come si può gestire un cavallo, potrebbe fare l'uno e l'altro. Ovviamente sulla lancia penso che non ci siano anche qui bisogno di grosse presentazioni, per cui potrebbe essere sicuramente una risorsa. Io quello che Enrico dice, parlando dei giostratori, purtroppo l'ho riscontrato anche nei quartieristi, cioè nel senso, nei quartieri, oltre ai giostratori, ci sono veramente tantissime risorse in tutti i quartieri, che purtroppo per un motivo o per un altro magari sono stati, si sono allontanati, hanno litigato, perché si torna sempre al discorso di prima, che sono ambienti molto molto particolari, veramente molto particolari, e in certi casi anche stupidi. La stupidità delle volte la fa anche la padrona, e purtroppo si rovinano rapporti, ma anche di amicizia, ed è capitato anche a me, non è che io sono quello bravo, anch'io ho avuto i miei problemi con degli amici storici, che poi rivedendoci dopo 20 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma che cavolo abbiamo fatto, abbiamo litigato per un quartiere. Quindi chiaramente è tutto vero, nel senso Enrico ha ragione quando dice queste cose, e mi auguro di poterlo vedere al suo posto, che il suo posto è sicuramente dentro le scuderie, non lo neghiamo, dentro le scuderie del quartiere di Porta Sant'Andrea. Poi che faccia allenatore, che faccia il capitano, che magari fra 15 anni non mi meraviglierei se fosse ancora a fare il giostratore, insomma ben venga, ma deve rimanere dentro ovviamente. Enrico, qual è stato il tuo tiro più bello e quello più difficile da quando hai fatto l'esordio in piazza? Ma ce n'è quello tanti. Che ti ha dato più soddisfazione, più gioia? Ma sicuramente il terzo 5 nella giostra del 2015, il secondo spareggio. Che anche il record assoluto in una giostra di 5 colpiti da un giostratore, quindi è anche abbastanza facile. Sì, abbastanza facile, però lì veramente si era stremati tutti, e trovai la forza, mi ricordo che chi era sotto di me, il mio amico Papo, gli feci: Papo, manca il 5 più bello, era che piano piano ancora l'ho fatto, presi gli diedi la mano e andai giù al pozzo, e quando girò il buratto veramente era completamente cancellato, mi ricordo che neanche mi misi a sedere nella sella, riconsegnai la lancia alla giuria che ancora ero in piedi, fa conto col sedere fuori dall'arcione della sella. Bei racconti e bei ricordi. Perché la giostra è questa, la giostra... cioè non è bella solo perché chi la vede da fuori, la vede bella chi la vede da fuori, ma pensa chi le vive queste cose in prima persona, cioè sono te fatto il rettore, te Dare fatto il capitano, cioè sono cose veramente che ti rimangono dentro per tutta la vita. Assolutamente, condivido in pieno quello che dici. Tutti i tiri che hai fatto, tu hai avuto in tutte le giostre che hai fatto solo 5 cavalli, e anche questa è una sorta di record, vuol dire che hai saputo scegliere bene, hai saputo mantenere bene i cavalli per tantissime carriere, cosa che non è semplice assolutamente, perché sappiamo tutti che i cavalli dopo un po', questo giochino, chiamiamolo così, cominciano un attimino a sdegnarlo, a soffrirlo. Come si fa a scegliere un cavallo da giostra, ad individuare un cavallo da giostra, e soprattutto, in questo caso mi riallaccio alla domanda, a mantenerlo così stabile su una carriera pressoché perfetta come sono stati i tuoi cavalli per così tante giostre? Bella domanda. Io sicuramente ho avuto la gran fortuna di avere quel cavallo lì, insomma, che mi ha permesso di poter durare tanti anni, e aveva anche poco bisogno di tutto, cioè è stato veramente il cavallo che è uno dei motivi per cui ne ho cambiati pochi.
sicuramente il saper lavorare, mi riallaccio al discorso di prima, il saper lavorare un cavallo, il saper mantenerlo e il capire veramente quello che ha bisogno, perché tutti i cavalli non sono tutti uguali, non tutti hanno bisogno della solita cosa, il capire veramente quello che hanno bisogno è quello che li porta a non prendere i difetti, a durare il più lungo possibile. Poi dopo c'è l'aspetto sanitario, che anche quella è una cosa veramente ancora molto più complicata degli anni passati, perché oggi, insomma, con gli allenamenti che facciamo, se hai pochi cavalli, il problema sanitario diventa veramente influente con l'avvento dell'antidoping, con l'avvento del veterinario, delle visite prima della giostra. Però la mia grande fortuna è veramente di aver trovato quel cavallo lì, cioè il cavallo lì veramente mi ha fatto fare la differenza. Io sono riconoscente al massimo. È vero che dopo, come quando parlo con tanti, anche con il mio amico Verna, lui mi dice, perché ora il cavallo è il mio amico Andrea, lui mi dice sempre: sì, però non tanti ci avrebbero un corso con questo cavallo qui. E io gli dico: no, non è vero, Andrea, guarda che veramente il cavallo, dopo che ha passato il primo anno, i primi 2 o 3 anni, il cavallo dopo era veramente affidabile. Dopo lui mi sostiene a dire: no, perché lo montavi te, se no il cavallo, ma non solo lui, anche altre persone, no, il cavallo sarebbe finito prima. E invece, non so, la mia grande fortuna è stata quel cavallo lì, perché quel cavallo lì, lo so quanti anni, dal 2008 al 2000, cioè 20 giostre, ci ho fatto quante, 20, 25, ho studiato più di 23. 23, 23. insomma, 23 sono 12 anni, insomma, 11 anni, roba, 23 carriere praticamente identiche. Enrico, quel cavallo lì è Peter Pan. Se lo dovessi definire in una parola, in una frase, come lo definisci? È un gladiatore. Quello è un cavallo che non aveva paura di niente. Guarda, Dario ora ride perché lo conosce un po' di più, perché lo vede più spesso. Ma quel cavallo lì, veramente, vi posso garantire che io ne ho montati tanti dei cavalli, dal mondo degli ostacoli, dal mondo. Ma quel cavallo lì aveva qualcosa in più. Quel cavallo lì, quel giorno, quando entrava in quella piazza, si trasformava. Era un cavallo incredibile. Già per la sfilata era un cavallo che ti faceva dire, era un cavallo agitato, un cavallo irrequieto. Come entrava in quella piazza, sembrava che entrasse in casa sua, non c'è verso. Bastava vederlo dietro le logge come stava fermo. Cioè, se te lo vedevi a casa, che a casa non ne stava veramente fermo un attimo, durante la bollatura mordeva tutti, e dietro le logge stava immobile. Perché? Eppure dietro le logge la confusione c'è, gli passa cavalli a fianco, gli passa le persone a fianco. Si trasformava lì. E capisci che quando monti su un cavallo che veramente ti senti che ti dà sicurezza, e anche le tue qualità vengono fuori nel migliore dei modi. Bravo, bravo. Certo. E tu, dopo Peter Pan, cosa cerchi in un cavallo? Qual è la caratteristica che deve avere per farti sentire forte come, cioè, lo sei sempre stato, cioè non è che anche poi dopo senza Peter Pan sia prima che dopo non lo sei stato, però cosa cerchi dopo Peter Pan in un cavallo per dire il binomio è perfetto? Ma vedi, anche in questo momento la cosa mi piace, perché anche ritrovare un altro cavallo. L'anno scorso, per esempio, ho montato un cavallo che ci ho creduto veramente, un cavallo favoloso, un cavallo che a casa bravissimo, un cavallo che aveva già fatto una prova generale, un cavallo che era arrivato da poco, che però poi gli avete dato anche il premio, ma un cavallo che veramente era un cavallo veramente affidabile, è un cavallo veramente affidabile. Cioè, dopo certo, magari non può essere perfetto, perché neanche Peter Pan il primo anno era perfetto e neanche forse il secondo. Però, insomma, sono cavalli, tutti i cavalli che vediamo in piazza oggi sono cavalli che, insomma, la possono correre la giostra. Grandi cavalli, insomma, che inadatti o che non sono fatti per questa manifestazione, ultimamente ne vediamo pochi. Insomma, hanno capito un po' tutti che cavalli ci vuole per la giostra. E anche lo stesso Elia, lo stesso Gian Maria, insomma, hanno cavalli che, insomma, si allineano in quel tipo di altezza lì, con quel tipo di galoppo, cavalli tutti molto simili, dai. Io non cerco niente in particolare, cerco solamente un cavallo che sia tranquillo, un cavallo che a me non piacciono cavalli che sono veramente morti. Cioè, a me, anche se ho un cavallo un po' vivo sotto, cioè, forse mi fa venire fuori, magari in dei momenti di difficoltà, un cavallo con un po' anche di sangue, secondo me può dare
anche qualcosa in più. Da protagonista della giosta da tantissimi anni, c'è qualcosa che cambieresti, che ti piace poco, non lo so, che miglioreresti? L'atteggiamento di certe persone nei confronti della gente, della giostra, dei confronti dei quartieri, certe meteore che arrivano, poi scompaiono perché magari non hanno trovato visibilità personale e ti rendi conto che magari era solo legata a un ego personale, ma non all'amore verso il quartiere. Ti faccio alcuni nomi. Martino, ne hai parlato all'inizio, diciamo, sei cresciuto con lui, è lui che ti ha portato nel mondo della giostra del Saracino. Angelo Checcacci e Lele Formelli. Mi descrivi tutti e tre caratteristiche, pregi, difetti, lasciamoli da parte che non ci interessano. E cosa ti hanno dato ognuno di loro a te come atleta, come giostatore, come uomo? Certamente, allora parto dal primo. Martino Gianni mi ha insegnato come ci si relaziona nei confronti di un quartiere, come, perché Martino è cazzuto come persona, cioè io l'ho visto a Sant'Andrea, cioè, quante persone si sono scontrate con lui, però devo dire una cosa, devo dire che Martino è stato uno che veramente lo faceva col cuore, cioè lui del Sant'Andrea era innamorato, quando fino che ha corso e fino che ha fatto quello che doveva fare l'ha fatto bene. Certo, dopo cioè, la carriera di un giostatore ha una parabola discendente normale e l'ha avuta anche lui. Certamente negli ultimi anni qualcosa non è andato e anche lui purtroppo non si è lasciato bene, mi riallaccio al discorso che ti ho fatto prima, non si è lasciato bene col quartiere. Però per quanto riguarda Martino, già era un professionista negli anni 90 e quella cosa lì a me mi ha dato una grande mano. Angelo Checcacci, che dire, Angelo, cioè abbiamo iniziato insieme questa avventura nel mondo della giostra perché noi facevamo l'ostacolo insieme. Poi Martino ci tirò dentro a me e di conseguenza anche a lui ci tirò dentro insieme, ma Angelo è stato veramente quello che ha portato avanti, insieme anche altre persone, però ha portato avanti il Sant'Andrea nel migliorare in quell'arco di 10-15 anni che c'è stato veramente, quando tutti vedevano che il Sant'Andrea era una spanna avanti a tutti. E il lavoro grosso lo faceva Angelo, perché Angelo sceglieva cavalli, Angelo studente, tutto quello che noi si aveva bisogno, sia io che Stefano, Angelo c'era sempre, insomma era un babbo un po' di tutti era. Lele Formelli, quando Sant'Andrea decise di fare la scelta di prendere il Lele, io mi trovarono d'accordo, perché insomma bene o male veniva da un mondo, per me, cioè, nel mondo del salto ostacoli ad Arezzo le figure che più hanno spiccato negli anni erano Giacomo Gorini e erano Emanuele Formelli, erano due che hanno fatto concorsi a livello più alto di tutti. Con Giacomo già lo conoscevo, che ci avevo lavorato negli anni che facevo gli ostacoli. Quando a me mi proposero Emanuele Formelli, dissi, tra tutti quelli che c'era, dissi certamente è un orgoglio anche per me, è una soddisfazione anche per me poter lavorare con uno come Emanuele. E Emanuele com'è? Emanuele è una persona che sa il fatto suo, è una persona che si è immersa anche nel mondo della giostra, è riuscito a capire tante cose da questo mondo e le sue grandi conoscenze che sta nel mondo dell'equitazione, nel mondo del cavallo, averlo riportato anche su questa disciplina qui. La sua grande bravura è stata questa. Perché non è facile, se uno sa anche lavorare benissimo il cavallo, magari fare una disciplina, insegnare una disciplina che non hai mai fatto, è veramente, cioè, non è facile. E questo Emanuele, devo dire che ha studiato bene. Dario, Sant'Andrea ha sempre avuto degli uomini a terra all'altezza della situazione. Tu questi personaggi come li giudichi, da avversario e da appassionato di giostra? Beh, sai, a parte Lele, che chiaramente ho vissuto in maniera piena, è stato il mio allenatore quando ero capitano, quindi ovviamente riesco a giudicarlo
a giudicarlo meglio, o quantomeno insomma riesco veramente a aver visto chi è e cosa ha portato al mio quartiere e chiaramente in questi momenti al quartiere di Porta Sant'Andrea. Martino l'ho vissuto in epoca Porta Santo Spirito, però sia Martino che Angelo, benché siano due punti di riferimento nella giostra, perché chiaramente quello che hanno fatto è sotto, sotto l'occhio di tutti, però mi è dispiaciuto anche perché Martino magari lo potevo vedere in quell'anno che si è affacciato un po' a Porta del Foro, però poi in realtà non è venuto, quindi non ho avuto il piacere di vedere come lavorava. E Angelo un pochino di più magari l'ho visto, perché conoscendolo forse un pochino più di Martino sono riuscito a capire quando parlava di ciò che faceva, di ciò che non faceva. Però ripeto, l'ho visto in piazza, ho visto i loro prodotti più che loro stessi, e chiaramente i loro prodotti sono uno qui con noi e altri due sono a casa, che insomma sono sempre quelli terribili di una volta. E i soggetti che magari, ecco, forse credo Enrico magari mi può dare ragione o torto, non lo so, che lui l'ha vissuti magari, ripeto, in maniera più completa di me, credo che Martino fosse più una persona che ti aiutava a livello tecnico ma nella lancia, mentre Angelo fosse uno che effettivamente ti sistemasse più l'aspetto equestre, più il cavallo, se aveva preso un vizio o qualcos'altro. Però ecco, Lele Formelli penso che in questo ad oggi sia forse quello che è un po' il trade union di tutti e due. Questo è quello che ho potuto vedere io, però è chiaro che è un parere un po' anche esterno tra le altre cose. Enrico, ti piacciono la formula delle prove in piazza che ci sono adesso? No, assolutamente. No, non mi piace. Virgola. Non mi piace, anche perché mi immedesimo a quelli che sono lì che vengono a vederci le prove, perché stare a vedere 40 minuti di ogni quartiere sono quasi due partite di calcio, ma chi è che starebbe in tribuna a vedere due partite di calcio? Cioè è una cosa quasi improponibile, cioè è una cosa lunga, macchinosa, 40 minuti, no, non mi piace. Come le cambieresti? Non lo so questo, però sicuramente diminuirei qualche giorno e darei un po' più di pepe anche alle prove. Abbiamo parlato degli allenatori, parliamo dei tuoi compagni di lancia che ti hanno accompagnato in tutti questi anni. Briccica ed oggi Tommaso Marmorini, ha detto Benzina. Ci dici che compagni sono? E anche Martino. Martino ha corso anche con Maurizio Seppiacci. Sì, Maurizio ci ho corso lì nel 97, sì, quando veramente ero alle prime armi, ancora prima delle prime armi, proprio mi buttarono lì in mezzo nella mischia, vabbè. Comunque sia stata un'esperienza anche quella. Martino che compagno era? Martino era un compagno che ogni volta che andavi in piazza ti diceva che se vinceva noi, dopo se ne è vinta una sola, però era uno che insomma lui oggi se vince noi, va bene, se vince noi. No, vabbè, ottimi ricordi di Martino, anche perché ero veramente, cioè, stravedevo per lui, siccome pensa di correre una giostra con una persona che stravedi, è un'esperienza bellissima. Stefano è il compagno che quando si andava in piazza io ero sempre super consapevole di poter dire la nostra, cioè si è passato veramente degli anni che non se ne è mai fatto cappotto, però una sì una no noi si vinceva, e quando riesce a portare quei risultati lì c'è la massima tranquillità, la massima di fiducia di tutto l'ambiente, e si è passato veramente degli anni bellissimi. Tommaso è il ragazzo che si è costruito dal nulla, perché io veramente Tommaso me lo ricordo un ragazzino di 5-6 anni, l'ho visto nascere all'interno del quartiere, è iniziato a venire alle nostre scuderie, e è un ragazzo umilissimo, un ragazzo fin troppo umile, come gli dico io, qualche volta è bene che tu dica la tua, non tu rimanga sempre
cioè, sei benzina un anno, benzina 2 anni, ma ora inizi a essere un giostratore che ne hai già fatte 4 delle giostre, e 4 giostre al mondo d'oggi già inizi a avere un bagaglio di esperienza e che devi iniziare a, no, a farti valere, però la tua, è importante anche la tua opinione, quello che provi, quello che non provi, di quello che hai bisogno e di quello che non hai bisogno. Questo è quel messaggio che voglio lanciare a Tommaso, che glielo dico sempre. Deve non darsi una svegliata, ma deve essere più sicuro di sé, e lui è il giostratore del Sant'Andrea. Essere giostratore del Sant'Andrea so che è un carico importante, però è anche una soddisfazione grossa, e ce n'è tanti che vorrebbero essere al suo posto, ma ora c'è lui, e qualcosa in più bisogna dare. Qualcosa in più bisogna dare, bisogna prendersi le nostre responsabilità. Però sicuramente è un ragazzo di una tranquillità e di una umiltà e di una veramente di un livello eccezionale, che lui, se riesce a prendere più sicurezza nei suoi mezzi, su credere più in quello che fa lui, perché si impegna tantissimo, deve essere un pochino più orgoglioso di far parte di Sant'Andrea e di essere il giocatore di Sant'Andrea. Dario, che compagni sono stati? Ora parliamo solo degli ultimi due, il Briccica e il Benzina attualmente, che lo è attualmente il compagno di Enrico. Che giocatori sono? Ma io Tommaso continuo a pensare che abbia un talento mostruoso. Continuo a pensare che abbia veramente un talento mostruoso, che sia veramente un giocatore che se, come ha detto Enrico, riesce a rompere il ghiaccio, perché benché abbia vinto la sua prima giostra, lui forse ha ancora il ghiaccio veramente non l'ha rotto. Se riesce a rompere il ghiaccio, a prendere fiducia, con, no fiducia, consapevolezza dei suoi mezzi, perché attenzione, Enrico dice bene quando parla delle sue prove di settembre. Io me le ricordo, fu una cosa allucinante. Le stesse prove le fece il suo compagno l'anno prima, che fu mostruoso, perché fece, se non mi sbaglio, 11 o 12,5, forse un 4 fece in tutte le prove. Cioè, questo vuol dire avere i numeri. Cioè, non è che i 5 si fanno a caso, i 5 si fanno quando sei preparato, quando sei consapevole di quello che stai facendo e quando hai la fiducia. Se manca qualcosa, specialmente di questo, specialmente giovane, magari un giocatore come Enrico, l'esperienza che ha compensa, no? Comunque le ha viste tutte, c'ha la pelle dura, mentre la giostra oggi è pesante per un ragazzo giovane come Tommaso, e quindi chiaramente qui deve essere più che altro il quartiere, la scuderia che lo tiene veramente ovattato e che lo porta in piazza tranquillo e sereno. Sono convinto che Tommaso farà benissimo negli anni futuri, però gli devono stare veramente dietro, lo devono seguire veramente bene. Un compagno come Enrico sono convinto che ha un valore aggiunto per lui. Stefano, è Briccica, ragazzi, c'è poco da dire, cioè, dietro a Enrico c'è scritto Briccica, oltre che Vedovini, insomma, dire. Quindi c'ha poche presentazioni, sono stati una coppia che ha fatto storia e che negli anni d'oro veramente ha fatto quello che voleva in Piazza Grande. Quando mancava per una giostra Enrico, c'era Stefano. Quando non c'era Stefano e c'era Enrico, e poi capitavano quelle volte che c'erano tutti e due, e lì diventava impossibile vincere. Quindi è ovvio che sono stati una coppia anche a livello. Vedi, per esempio, Stefano, tornando al discorso di prima che faceva sempre Enrico a livello anagrafico, secondo me ha smesso veramente troppo presto. Stefano era uno che ancora di numeri ne poteva veramente avere tante. Non so quanto sia stato appunto la voglia l'essere appagato delle vittorie, oppure magari l'ambiente che veramente era diventato forse troppo pesante per lui, si può dire, no? Tanto voglio dire, non ci si nasconde mica dietro un dito. Però ecco, questo ovviamente fa parte di tutto quello che è il concone della giostra del Saracino oggi, che se mentalmente non sei preparato ti distrugge, ti mangia e ti sputa, per non dire un altro termine più brutto ancora. Quindi sono stati comunque due compagni valorosi. Spero che porta Sant'Andrea, dopo Enrico, possa ricreare comunque una coppia come sono stati lui e Stefano, ma non nascono tutti i giorni, eh. Enrico, siamo arrivati quasi alla conclusione. Qualche altra domanda, poi dopo ti lasciamo in pace. Tu hai fatto 39 giostre, 51 tiri, 16 centri e 12 vittorie. 17. Dodi... Aspetta, ora ci arrivavo. Ora ci arrivavo. 16 ufficiali, 17 colpiti, alla pari di Alessandro Vannozzi.
12 giostre, una a meno di Martino e 3 in meno per raggiungere il record assoluto di Tripolino. E 51 tiri, 39 giostre, che sei a poco da battere anche quest'altro record. Ci pensi ogni tanto a dire potrò lasciare quando li avrò battuti tutti questi record? Oppure comunque vada, ce n'è uno in particolare che ti piacerebbe raggiungere o superare prima di appendere il cappello in sede? Non sono uno che guarda tanto ai numeri, che guarda tanto alle classifiche, che guarda tante queste cose, però sicuramente quello di portare magari il Sant'Andrea primo nell'Albo d'Oro è quello che più cullo dentro di me, più di qualsiasi altro record personale, perché portare Sant'Andrea primo, quando sono arrivato nel 93, 94, 95 al quartiere Sant'Andrea, tutti mi dicevano che gli cantavo la canzone Sant'Andrea poverino non vince mai il Saracino, e portarlo primo nell'Albo d'Oro penso che sia una soddisfazione esagerata anche per tutte le persone passate che sono state nelle dirigenze, che sono state figuranti, che si sono sentiti parte di questo quartiere. Dario, quale sarà il record che raggiunge per primo e quello che supererà sicuramente? Tutti, perché se tanto non rispondo male, che non può stare male. Tutti, perché se non rispondo così dopo si arrabbia, no? Tu, conoscendolo, tutti. No, vabbè, chiaro che lui, credo che il primo che voglia raggiungere sia appunto il primato nell'Albo d'Oro della nostra, perché comunque c'è vicino, ha dato il suo contributo in maniera netta per far arrivare Sant'Andrea dove merita, tra le altre cose, non è che hanno assolutamente certo dimenticato questo primato, però è chiaro che la soddisfazione dopo tantissimi anni di vedere un cambio ai vertici, poi comunque c'è uno scontro a tre, no? Che poi adesso, anche qui parliamoci chiaro, probabilmente più probabilmente a due, perché Santo Spirito e Sant'Andrea sono quelli che se la stanno, hanno più le carte in regola forse per passare a essere primi. Sicuramente lui non smetterà fino a che Sant'Andrea non sarà primo e non ci avrà portato lui, questo te lo posso assicurare. Enrico, prima parlavamo, abbiamo accennato, ha ricordato Dario, tuo figlio Giulio, che monta a cavallo assiduamente e tira anche ai piattelli, al buratto, ragazzino, non creiamo, diciamo, mostri, perché ancora ovviamente ha tutta una vita davanti, eccetera. Ma quando ti ha chiesto di provare a salire sul cavallo, a tirare con la lancia, cosa hai provato? Sicuramente mi fa piacere, è innegabile questa cosa. Non sono un babbo che pressa su questa cosa, anzi sono sempre lì a spengere il fuoco, perché a me i grandi entusiasmi non mi sono mai piaciuti, come non l'ho mai fatti per me, e non, figurati te se mi piace nei confronti del figliolo. Infatti, cioè, se gli piace, bene che venga, bene che lo faccia. Sa sempre, ha visto il suo babbo durare tanto sacrificio e sputare tanto sudore, siccome l'esempio su quello ce l'ha veramente reale. E gli ho portato il cavallo da un'altra parte, da Andrea, da Vernaccini, perché secondo me è bene che si formi anche con altre persone, perché tanto ogni tanto monta anche con me, però quello è bene che capisca cosa vuol dire una scuderia, cosa relazionarsi con altri compagni di scuderia, e deve fare la sua strada, deve fare. Poi dopo, sai, ancora è piccola, 11 anni, siccome è inutile fare mostri assolutamente, niente, volare basso e imparare tante cose, mangiare tanta sabbia e via. L'ultimissima domanda, visto che non ti piace parlare di record, eccetera, ti faccio la domanda al contrario. Hai un rimpianto?
gran dispiacere di non aver mai fatto cappotto. Quello è un cruccio che insomma mi porto dietro, e insomma, una carriera lunga come la mia, un cappottino insomma manca. Vabbè, manca un cappotto, però insomma ti sei difeso. Non manca il resto, più che bene, non manca tutto il resto. Apposta, però ne parlo della giostra con estrema felicità, perché mi ha dato tanto, mi ha dato possibilità di conoscere tanti amici, tante persone, cioè io amo veramente la giostra, perché è una bellissima cosa. Ah, si vede da come ne parli. Bene, Enrico, noi abbiamo concluso questa chiacchierata, ti ringraziamo per la disponibilità e per l'orario non troppo consono. Grazie veramente di cuore per aver accettato il nostro invito. Saluto chi ci è, Dario in primis, te e tutti coloro che ci hanno ascoltato. Prima però di salutarvi chiedo a Stefano se ci sono domande da chi ci ha seguito da porre a Enrico. Scusatemi, ecco, buonasera a tutti, buonasera Enrico. No, tanta gente ci ha seguito, tanta gente con tanto calore. Io posso fare solo una constatazione durante questa intervista. Io penso che tutte le persone che ci hanno seguito avevano il sorriso che ho avuto io durante tutta questa intervista, perché vedere Enrico Vedovini rispondere a ogni singola domanda che gli facevate voi con la gioia, cioè io ho gioito con lui, mi sembrava di essere in piazza, devo essere sincero, questa cosa qui, ma si vedeva in ogni sua risposta l'amore e la gioia che ha per questa manifestazione. Incredibile, complimenti Enrico, questo te lo dico io da giornalista, da fotografo della piazza, ti dico che in certi momenti sono partito, entrato nell'intervista, avevo il mute perché gioivo nelle risposte, cioè, come fossi lì con te in piazza. Quindi grazie, io te lo dico da Ma spettatore. grazie a voi, perché anche queste interviste che fate, insomma, la giostra è brutto parlarne solamente quei 2 o 3 mesi l'anno, dai. Cioè, ma ne abbiamo avuto la riprova anche con questa cosa brutta di questo maledetto virus che ci è capitato. Si riesce a apprezzare ancora di più certe cose. Perché chi è che non ama la giostra, che durante quel lockdown non si è messo a riguardare le giostre vecchie o DVD che c'aveva in casa, a rivedersi di 10 anni fa, 20 anni fa, insomma, è una bellissima cosa. Teniamocela stretta, datemi retta. Condividiamo no, al 100%, al 110% le tue parole. Grazie di nuovo a tutti e a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Ciao.